Questo è il momento di scrivere la storia. Questo è il primo atto della strada che porta verso la promozione. Un saluto dal vostro Giovanni Pirillo e da Matteo Monte in diretta dal campo sportivo comunale di Amendolara per seguire la semifinale playoff tra Amendolara e Real Sant'Agata in una splendida cornice di pubblico sotto un sole cocente di maggio. Le formazioni sono schierate a centrocampo con la squadra allenata da Lucio Vaccaro che scende in campo con un 4-3-3 che vede Marino tra i pali. Sulle due fasce di difesa, Impieri Luca e Liparoti, al centro della linea difensiva Esposito e il capitano Cosentino, centrale di centrocampo Stamato con Orefice e Iunti, centrodestra di centrocampo, Campolongo e Sagula, dietro l'unica punta Lanzillotta a disposizione del tecnico Vaccaro, Cataldi, Surace, Spinelli, Antonio Impieri, Raimondo, Nigro e Oliva. L'Amendolara allenata da mister Mario Munno scende in campo con un 3-5-2 che vede in porta Damian Rosanski, in difesa D'Angelo, Bellitti e Carelli, il pivot di centrocampo Rotondaro con Nupieri e Franchino sulle fasce, Scigliano e De Caro, dietro il duo d'attacco Golia, Jarar Aziz a disposizione del tecnico amendolarese, Sesai secondo portiere, Aprile, Carlo Franchino, Otranto, Aymen Gerard, Francesco Maturo e Tinelli, assente di questo match il terzino destro Raffaele Guerra. Matteo, a te le analisi prepartita di questo incontro. Buonasera a tutti quanti amici telespettatori. Certamente una bella partita sarà secondo me tra due squadre che hanno tenuto un buon ritmo in campionato e ricordiamolo, ci sono state delle battistrada Schiavone e San Marco, ma intanto vediamo un attimo se adesso si abbasserà anche la musica in questa splendida cornice di pubblico, un minuto di raccoglimento tra gli applausi della gradinata. In rispettoso silenzio il pubblico del comunale di Amendolara con la terna arbitrale che seguirà questo incontro, composta dal signor Eboli della sezione di Paola, coadiuvato dai signori De Bartolo e Pellico della sezione di Cosenza. Le due formazioni sono ormai schierate sul rettangolo di gioco, manca soltanto il fischio d'inizio, Matteo. Sì, come stavamo dicendo, allora terna e quindi già è un segnale, è un'ulteriore garanzia visto che in prima si gioca con il solo direttore di gara. Comunque dobbiamo dire, dicevamo, di queste due squadre che si sono rese protagoniste di un'ottima stagione e soprattutto delle squadre, l'Amendolara, una squadra molto quadrata che ha subito pochi gol, che è riuscita per qualche tempo anche ad impensierire il duo di testa Marina di Schiavonea e San Marco. Il Real Sant'Agata, partito magari anche con i favori del pronostico in questa stagione, è stato un po' penalizzato da quelle che sono state delle defezioni fisiche di qualche giocatore di fondamentale importanza. Poi c'è stato anche qualche problema, una squadra che comunque, ricordiamolo, nel corso di questi anni ha già scalato la classifica. Intanto partiti proprio in questo istante, Amendolara in pantaloncino rosso e maglia bianca, Real Sant'Agata pantaloncino blu e maglia gialla, che attacca da sinistra verso destra. A te Giovanni. Nulla da aggiungere a quanto già detto dal nostro Matteo Monte. Intanto vediamo sul versante di destra l'avanzata del Sant'Agata, rispedito il pallone in avanti con un sospetto atterramento ai danni di Jarar Aziz, si continua a giocare col pallone che termina tra le braccia, anzi tra i piedi del portiere Marino.
porta palla la linea difensiva della formazione ospite, c'è il primo fallo del match commesso da De Caro. Si ripartirà con un calcio di punizione. Come diceva Matteo, la Mendolara ha fatto un campionato votato all'attacco, 71 i gol fatti nella regular season che sono valsi il terzo posto in graduatoria. Il Real Sant'Agata ha fatto invece della compattezza difensiva il proprio punto di forza, con 27 reti soltanto subite, quindi la miglior difesa del campionato. Miglior difesa del campionato che ha fatto nel capitano Cosentino, uno dei punti di riferimento di questa squadra, uno degli uomini simbolo della formazione ospite. Intanto seguiamo l'attacco di Jarar con la prima conclusione che termina a lato. Primo squillo di tromba per la formazione amendolarese che si è portata a ridosso della porta difesa da Marino con il proprio capocannoniere, con il capocannoniere della stagione, Aziz Jarar, la freccia marocchina come ormai è stato soprannominato dai tifosi amendolaresi. Seguiamo la battuta di Marino che opta per un lancio lungo verso il centro di il cerchio di centrocampo. Sicuramente una Mendolara che è entrato in campo con la giusta determinazione. Poi le fiammate di Jarar, ormai l'hai detto anche tu, su tutto il fronte offensivo. Lo troviamo ora a destra, prima a sinistra stava per colpire, ha incrociato troppo, facilità di corsa, facilità di tiro per un giocatore che veramente quest'anno, lo possiamo dire, ha fatto la differenza. Il Real Sant'Agata è spinto, parliamo anche un attimo della cornice di pubblico, davvero molto bella. Questa è una vittoria nella vittoria di entrambe le società. Vedere i tifosi così colorati e festanti credo che sia qualcosa da sottolineare con grande piacere. Ci auguriamo infatti che questa sia davvero una festa per il calcio, una festa per lo sport, che coincide tra l'altro con la festa delle mamme. Qui l'augurio è d'obbligo alla mia in particolare, a tutte le mamme in modo generale. Amendolara sempre in avanti, pallone tra i piedi del numero 14 De Caro, il cross al centro troppo lungo per tutti, pallone che termina direttamente sul fondo, sarà rimessa per Marino. Quando sono trascorsi sul cronometro solo 3 minuti, prima azione offensiva messa a segno dalla Mendolara, punteggio ovviamente sempre sullo 0-0. Ricordiamo Matteo qual è la dinamica che regola queste gare di playoff. Sì, sicuramente. Allora, c'è il San Marco che, visto che ha staccato di più di 10 punti, quasi 20, la quinta ha avuto subito accesso, che il Mirto ha avuto subito accesso alla finalissima. Terza e quarta si affrontano con la Mendolara che ha il vantaggio di giocare sul proprio terreno, ha il vantaggio di avere 2 risultati su 3, anche se finisce 0-0 si andrà avanti fino al 120esimo. Il Real Sant'Agata deve vincere ed era proprio anche un tema che hai anticipato, perché è una squadra molto brava soprattutto sul proprio campo, dove veramente ha stabilito quasi un fortino anche proprio negli ultimi 2 anni che sta disputando la prima categoria, perdendo solo una volta in questa stagione proprio ai danni dello Schiavonia che ha vinto 3-0. Intanto seguiamo questa punizione. Certo, D'Angelo scodella al centro, smanaccia Marino per non correre rischi, mette la palla in calcio d'angolo, salgono le torri della formazione di casa. Vedremo appunto se il fattore campo potrà essere determinante in questa gara, in considerazione di quanto ha appena detto il nostro Matteo Monte in relazione alle prestazioni esterne e casalinghe anche della formazione ospite. Seguiamo gli sviluppi di questo tiro dalla bandierina. Franchino sul pallone, il cross al centro, respinge Marino, pallone che termina in fallo laterale dalla parte opposta rispetto al punto di battuta del corner. Resta tutta in avanti la squadra allenata da mister Mario Munno. Chiusa. Portiere Marino, portiere esperto che ha giocato anche in eccellenza, ha giocato in promozione, non ha tentato di bloccare il pallone, ha smanacciato via. Attenzione ora, altro pericolo, parlavi prima del capitano Cosentino, per tutti gli appassionati il soprannome storico Tigana, questo è un giocatore che veramente ha fatto tantissimo per il calcio dilettantistico della nostra provincia e non solo, quindi è giusto anche rimarcare questa sorta di grande passione per questo calciatore sempre molto corretto. Intanto ancora la Mendola. De Caro cross al centro, di testa, Marino ci mette una pezza, è la seconda chiara occasione da gol per la Mendolara, salvata in questa circostanza da un buon intervento di Marino.
si complica un po' la vita alla retroguardia ospite, pallone scaraventato in avanti, colpo di testa all'indietro di Rotondaro, sbaglia l'uscita il centrale di difesa Amendolarese, regala quindi un fallo laterale in proiezione offensiva per la formazione ospite. Avanza Lanzillotta, la triangolazione trova Iunti sulla fascia, traversone basso, pallone deviato, Bellitti mette ordine, serve il numero 23 Scigliano, passaggio sulla fascia per Franchino, cerca l'imbucata per Gerard, buona la chiusura di Stamato ad appoggiare la palla in touche, battuta da De Caro, pallone all'indietro per Scigliano, buona la rotazione del pallone, lancio in avanti nella terra di nessuno questa volta. Sempre molto accorto l'Amendolara, comunque c'è Munno che possiamo sentire bene dalla nostra postazione, richiama sempre i suoi giocatori, scopritevi ma non troppo, sa che la sua squadra può fare gol ma sa anche che il Real Sant'Agata è una squadra che con i suoi avanti riesce a essere pericolosa perché comunque riesce a ripartire bene, ha dei centrocampisti che lottano molto, corrono e quindi sicuramente non renderanno la vita facile comunque all'Amendolara. C'è il vantaggio per la squadra di casa ovviamente che può gestire il doppio risultato. Pallone lanciato in avanti, facile preda per Damian Rosanski, il portiere di nazionalità rumena a difesa della porta dell'Amendolara in questa stagione. D'Angelo, non senza qualche patema d'animo, ora mette ordine, scarica il pallone su Franchino, lancio in avanti a cercare la velocità di Gerard, Gerard la copertura di Cosentino, Gerard, l'ultimo tocco è di un giocatore in maglia giallo-blu, sarà corner per l'Amendolara che si riporta in avanti con i propri saltatori. Abbiamo potuto notare nell'azione precedente come il 3-5-2 di Mister Munno si trasformi in un 5-3-2 ben compatto, ben chiuso. Ora seguiamo questo calcio d'angolo, Franchino scodella il pallone al centro, non lo raggiunge nessuno, da quell'altra parte un giocatore della formazione di casa, il tiro è decisamente fuori misura, nessun pericolo quindi per l'estremo difensore ospite che ha potuto soltanto osservare la sfera terminare al di là della rete di recinzione del campo comunale di Amendolara. 8 i minuti sul cronometro, punteggio sempre fermo sullo 0-0, altro che fasi di studio, qui l'Amendolara sta spingendo sull'acceleratore sin dai primi minuti. Sì, sicuramente ai punti ora avrebbe già meritato il vantaggio perché comunque Jarar come al solito riesce a fare il reparto da solo, l'abbiamo già detto. Il Real Sant'Agata è partito un po' col freno a mano tirato, forse anche la tensione, però obiettivamente l'Amendolara è una squadra ormai collaudata, una squadra che è riuscita nel corso di questi mesi a trovare ottime continuità, a trovare anche spesso delle vittorie importanti, a fare tanti punti e quindi si ritrova qui ora a spareggiare per questo possibile accesso in promozione, accesso per meglio dire alla finalissima. Attenzione ora Jarar che arriva, ma c'è Marino, lo possiamo dire, è un portiere Marino che vale diversi punti nell'arco di un campionato perché veramente esperto, l'abbiamo visto anche prima, sì, smanacciare, non tentare la presa, ma ci sta perché comunque sta facendo davvero molto bene da diverse stagioni. Intanto si fa vedere il numero 5 Esposito, si cerca la spizzicata con Lanzillotta ma riparte con il numero 8 l'Amendolara. Ancora Jarar cerca di farsi vedere, arriva verso il centro, un dribbling, due dribbling, arriva il terzo, poi riparte però il Real Sant'Agata, in uscita sbaglia, poi c'è calcio di punizione, pressing alto da parte dell'Amendolara che non vuole fare ripartire i propri avversari, questo sicuramente è un segnale importante. Sulla fascia ora Campolongo tenta il dribbling, viene però fermato dall'intervento dell'esterno dell'Amendolara che regala però il calcio d'angolo alla formazione ospite, va a prendersi il pallone il numero 7 Lanzillotta, lo posiziona nella lunetta della bandierina, ci proverà su situazione da calcio d'angolo il Real Sant'Agata, il cross al centro a cercare un uomo sul primo palo, dalla distanza il numero 8 Stamato ci ha provato, conclusione fuori misura,
tiro tutt'altro che bello da vedere. Stamato è stato anche un ex giocatore del Corigliano, l'ho visto per parecchie domeniche all'opera, è il classico motorino che ogni tanto trova anche il tiro della domenica, ma sicuramente non è il gol la sua principale prerogativa di gioco, però si rende sempre protagonista di buoni recuperi, quindi sicuramente per il centrocampo del Real Sant'Agata è una bella risorsa il giocatore di Cetraro. Pallone tra i piedi del capitano Cosentino, che cede sulla fascia al proprio compagno di reparto. Avanza Luca Impieri, cede l'incombenza a Junti, va a cercare un compagno d'attacco, recupera il pallone l'esterno ospite, che avanza, palla al piede, buono il dribbling, cede a Junti, pallone scodellato al centro dell'area, Lanzillotta pizzicato in posizione di offside, si alza la bandierina dell'assistente dell'arbitro, nulla di fatto, quindi si ripartirà con un tiro da fermo affidato ai piedi di Rosanski, undicesimo minuto sul cronometro, ricordiamo il punteggio sempre fermo sullo 0-0 con il risultato che, qualora dovesse terminare con questo punteggio, premia la formazione amendolarese. D'Angelo al punto di battuta di questo calcio di punizione, opta quindi per il rilancio in avanti, pallone non perfetto, lotta Nupieri, stessa cosa fa Campolongo, scarica all'indietro per Liparoti, lancio in avanti, insegue la sfera Franchino, autore del gol vittoria che ha consentito l'aritmetica qualificazione ai playoff per la formazione di casa. Liparoti sulla fascia per Campolongo, lo scambio tra i due, avanza Liparoti, pallone che termina oltre la linea laterale del campo, sarà quindi rimessa affidata al numero 3 Liparoti. Si porta nella metà campo amendolarese il Real Sant'Agata, ora con Lanzillotta, lo scambio ancora tra i due, avanza Lanzillotta, cerca il taglio all'interno del campo, ci mette il piedone Rotondaro, si rifugia in fallo laterale. Ma sicuramente adesso, rispetto ai primi minuti, abbiamo visto qualcosa in più anche da parte del Real Sant'Agata, una partita che ora è entrata nel vivo, una partita incerta, con il Sant'Agata che prima ha fatto una bella azione, un'azione corale, palla a terra, poi c'è stato il lancio in profondità, fuori gioco ma non di tantissimo, e quindi sicuramente sarà gara vera, perché il Real Sant'Agata ha un buon impianto di gioco collaudato e sono diversi giocatori che si conoscono da ormai 3 anni e stanno avendo degli ottimi risultati. Abbiamo visto infatti una squadra molto quadrata, quella del Real Sant'Agata, al di là delle occasioni create dal solista Jarar. Fin qui, nonostante il dover giocare questa gara in trasferta e dopo aver affrontato un viaggio tutt'altro che agevole con le strade calabresi, Nupieri per Golia, apre su Scigliano, dalla parte opposta trova Franchino, la mette giù, Franchino guarda al centro, il cross lungo, lunghissimo, controlla Marino, che il pallone termini alto sopra la propria traversa e quindi lo posiziona all'interno della propria area piccola per questa rimessa dal fondo per l'estremo difensore. Riepiloghiamo anche i risultati della regular season, degli scontri fra le due squadre, con l'Amendolare che ha vinto 1-0 in casa nella fase del campionato, 1-1 il risultato in casa del Real Sant'Agata, quindi l'ago della bilancia pende leggermente dalla parte dell'Amendolara, ma anche il Real Sant'Agata può rendersi pericoloso. Il traversone intanto di Franchino, messo fuori da Stamato sull'inserimento di De Caro. Si attende di recuperare il pallone per la ripresa delle ostilità, quando sono trascorsi 15 minuti sul cronometro, qualche istante di pausa prima della rimessa in gioco della sfera. Da questa postazione seguiamo anche quelle che sono le indicazioni dei tecnici. Vaccaro chiedeva ai due centravanti del Sant'Agata proprio di scambiarsi la posizione. Attenzione Marino, sempre preciso. E i due centravanti di ruolo
scambiare anche un po' per cercare di mettere in difficoltà le marcature della Mendolara, perché comunque anche i ragazzi Mister Munno vanno sempre al raddoppio, sono molto corti. Lancio dalle parti ancora una volta verso Franchino, dalle parti di Franchino, chiedo scusa. È una delle chiavi tattiche che invece mette in campo Mister Munno, cerca di bucare spesso e volentieri sul versante sinistro proprio per sfruttare le avanzate del numero 21 Franchino. Intanto il pallone non ha oltrepassato completamente la linea, c'è invece una posizione di offside. Dicevamo, cerca l'imbucata spesso e volentieri sul versante sinistro, anche in virtù dell'assenza, lo dicevamo in fase di apertura dell'incontro, dell'altro terzino Raffaele Guerra, oggi assente per squalifica. Avanza Golia, lo scambio con Gerard, cerca l'imbeccata verso Scigliano che si stava inserendo nel centro della retroguardia, recupera il pallone, ancora Golia, proprio Gerard. Cerca il solito slalom Gerard, avanza al limite dell'area Gerard, ne salta un paio, guadagna un calcio di punizione da posizione assolutamente interessante. Siamo praticamente al limite dell'area di rigore, saranno 17 metri ad occhio da qui, vero Matteo? Sì, sicuramente non di più, ma dicevi bene prima in telecronaca su Yarar, oltre a fare reparto da solo è davvero molto pericoloso, punta sempre la porta da qualsiasi posizione, lo buttano a terra e si rialza col pallone tra i piedi. Ora ha costruito questa pericolosissima azione, siamo proprio al limite, la Mendolara dei buoni tiratori, c'è Marino in porta, sarà una bella sfida, ce la gusteremo, se la gusterà anche il pubblico sicuramente con più tensione rispetto a noi, però la Mendolara comunque dobbiamo dire che sta facendo quello che deve fare, ossia comandare il gioco rischiando pochissimo. Finora la Mendolara, finora il Real Santa Cata si è visto poche volte. Intanto ci siamo con questo calcio di punizione, a te. Sul punto di battuta D'Angelo prende la rincorsa, prova la botta, pallone che termina a lato con Marino che comunque controllava la traiettoria del pallone, ha provato a sorprenderlo sul proprio palo con una conclusione di potenza. D'Angelo ha questi colpi, ci ha fatto vedere già parecchie volte nel corso della sua carriera e nel corso della stagione di avere doti balistiche, non proprio da difensore centrale ma da giocatore che sa trattare il pallone con la forza che c'ha. Forse era troppo vicino, questo doveva essere forse un po' più indietro e magari poteva disegnare qualcosa di più pericoloso. Ci prova intanto sul versante di destra il Real Sant'Agata con il numero 11 Junti, cerca lo scambio con Campolongo, fa buona guardia proprio D'Angelo che riesce anche con un gioco di prestigio ad uscire da questa situazione pericolosa. Pallone tra i piedi di Scigliano, pressato in questa circostanza, scarica per Rotondaro e De Caro, buona la triangolazione, pallone sulla fascia per Franchino, marcato a vista da due giocatori avversari. Riesce comunque ad ottenere una rimessa laterale il numero 21 della Mendolara in una situazione di raddoppio di marcatura. Pallone ora tra i piedi di Golia, riesce a superare il primo avversario, lo aiuta Rotondaro, non c'è fallo però sull'incursione di Stamato. Avanza il Real Sant'Agata che ora vuole rendersi pericolosa, ci prova con il numero 11 Junti. Azione confusa, Lanzillotta prova a mettere ordine, scarica al numero 4 Refice, pallone sulla fascia, sale ora Liparoti, guarda al centro, il cross a cercare la spizzata delle torri, Rozanski ci butta giù un pugno, manda la palla in fallo laterale, si occupa della rimessa Esposito. Cerca l'inserimento di Stamato che guarda al centro, il cross stavolta è fuori misura, pallone che termina al di là delle grate che delimitano il comunale di Amendolara, nulla di fatto. Volevo tornare su quella rabona di D'Angelo anche per far capire agli avversari di essere comunque un giocatore, ora lasciamo stare la forma fisica, sappiamo tutti un po' di inattività, altri problemi, però è stato un ottimo giocatore, si vede che ha dei piedi buoni, ha personalità, ha carisma e in gare come queste all'avversario incuti anche un po' di timore magari con questi colpi proprio a ridosso della tua area. Dimostri sicurezza ed esperienza, di queste doti D'Angelo può far sfoggio, anche se in zone delicate del campo evitarle certe giocate potrebbe far guadagnare qualche anno di salute al proprio allenatore e ai propri tifosi. Intanto pallone in avanti, si alza la bandierina,
dell'assistente del direttore di gara Eboli della sezione di Paola, ricordiamo coadiuvato il signor Eboli dal signor De Bartolo e dal signor Pellico della sezione di Cosenza. Fin qui possiamo anche dirlo, nessun problema per il direttore di gara nella gestione di questo incontro. No, ma io di solito presto sempre molta attenzione anche agli arbitri, ai nomi, e devo dire che Pellico e De Bartolo li ho visti anche arbitrare come primi arbitri anche in prima categoria, e devo dire che è una buona terna questa, quindi chi ha designato per questa partita questa terna ha fatto bene, perché sono due squadre molto grintose, ma ci sono tre ragazzi validi. Pallone scagliato in avanti, la insegue il capitano che lascia l'incombenza di raccogliere la sfera al proprio portiere prima di rilasciare ancora una volta il pallone al proprio capitano con un disimpegno troppo corto. Recupera il pallone la squadra di casa con il proprio uomo più pericoloso, ci prova dalla distanza Gerard col mancino, pallone che termina alto. Qui un errore di leggerezza, di troppa sicurezza forse del capitano cosentino, ricordiamo l'unico giocatore di Sant'Agata, originario di Sant'Agata, all'interno dello schieramento messo in campo da mister Lucio Vaccaro, quindi questa partita un uomo come lui la sente ancora di più. Ma sicuramente, poi Sant'Agata è un paesino diciamo particolare, si riempie d'estate, molti sono andati via, insomma Tiganà come dicevo prima è la bandiera, e comunque anche vedendo proprio ogni volta gli esodi che fanno i tifosi del Real Sant'Agata, è una squadra che ispira simpatia e colore. Dobbiamo fin qui elogiare il comportamento delle due tifoserie che, nonostante condividano uno spazio comune, le tribune del comunale di Amendolara, fin qui non hanno mai dato cenni di nervosismo. Sì, ci sta il coro, ci sta l'esultanza a sostegno dei propri colori, ma è davvero un comportamento encomiabile da parte di entrambe le tifoserie, con la tifoseria di casa che si è colorata di giallo-rosso, i colori simbolo di questa realtà calcistica. È davvero da qui un bellissimo colpo d'occhio. Resta in avanti la squadra di mister Mario Munno quando siamo arrivati al giro di boa di questo primo tempo, punteggio sempre fermo sullo 0-0. De Caro, giocatore ex juvenili, ha disputato gran parte della stagione con la formazione rosetana in promozione, ora vuole dare il proprio contributo per la promozione della Amendolara in queste gare playoff. Franchino, cross ribattuto, ci prova di tacco, una giocata troppo pericolosa in quella zona del campo, ma riesce ad uscire per un attimo il Real Sant'Agata, riconquista il pallone Franchino, pallone per Scigliano, buona la triangolazione, c'è Rotondaro lì, guarda l'inserimento di Gerard, opta per il passaggio verso Golia. Ancora Gerard, sbaglia stavolta il controllo del pallone, il numero 10 amendolarese la fa sua Luca Impieri sul raddoppio di marcatura tra Nupieri e Gerard, c'è il fallo segnalato dal direttore di gara, sarà quindi calcio di punizione per la squadra ospite, che ora riprende possesso del pallone con Stamato, prova il giro palla sulla fascia destra. Sale Esposito, guarda in avanti, il lancio lungo dove non ci sono compagni in maglia giallo-blu, va Rotondaro. Il mister Munno ogni tanto chiede proprio non il solito lancio verso Jarar, ma cercare anche le fasce per poi l'inserimento di Jarar, che comunque riesce ad anticipare sempre i difensori anche con quei cross a mezza altezza. Buona l'uscita intanto dalla propria difesa dell'Amendolara. Gerard reclama un calcio di punizione, non arriva il fischio dell'arbitro, altro lancio lungo, respinge la difesa, Rotondaro per Golia, alza la testa Golia, guarda Gerard, non lo trova però, passaggio sbagliato, un malinteso fra i due, con Gerard che chiedeva palla nello spazio, invece Golia l'ha servito in una posizione di incontrista, netta la posizione di fuorigioco anche in questa circostanza della freccia marocchina a Gerard. Si ripartirà quindi con il calcio di punizione, Cosentino al punto di battuta, gioca vicino per Luca Impieri, si apre il gioco lungo la linea di difesa, avanza Iunti, buono il numero di Iunti, guarda al centro, c'è una sovrapposizione sulla fascia, punta invece l'uomo Iunti, salta il primo avversario, guarda
al centro dell'area c'è Bellitti a fare buona guardia, controlla però il pallone Campolongo, ci prova dalla distanza siderale, Iunti ha cercato il gol della domenica, come ben vedete non c'è riuscito. Ma adesso siamo circa alla mezz'ora, credo più o meno, dobbiamo dire che comunque questa, ancora siamo al 25esimo, devo dire che il Real Sant'Agata è uscito un po' dal torpore iniziale perché la Mendolara sistematicamente si è reso pericoloso nei primi minuti, specie sulla fascia sinistra, ma adesso la partita è un tantino più equilibrata, anche se ci sono sempre gli uomini a fare la differenza. Ancora interrompo perché c'è Jarar proiettato sulla fascia destra, cerca di saltare tre uomini. Non ci riesce, anche perché lì c'è la buona guardia di Esposito che guadagna anche un calcio di punizione, dicevi Matteo? Sì, sicuramente il Real Sant'Agata ha gli uomini, anche perché ha giocato in questo campionato spesso molto rimaneggiato per infortuni, ha gli uomini per poter fare male, però la Mendolara lo vedo molto quadrato, molto organizzato e ha diverse soluzioni, mentre il Real Sant'Agata deve fare per forza di cose un po' tutto sulla corsa, tutto sul ritmo. La Mendolara ha anche uomini importanti dal punto di vista tecnico e tattico. La touche per il Real Sant'Agata. Iunti supera Scigliano, Iunti avanza, palla al piede, lo insegue De Caro, Iunti cerca un compagno al centro dell'area, D'Angelo spazza via dove non ci sono compagni di squadra. Ora il Real è tutto nella metà campo della Mendolara, avanza Liparoti, guarda al centro, il cross, c'è D'Angelo che di petto controlla e scaglia in avanti, cercare l'imbucata per Jarar. De Caro sulla respinta del capitano Cosentino. Golia, Rotondaro, c'è il fallo sul numero 27 della Mendolara, quest'oggi con un nuovo look. Per chi ha seguito le vicissitudini della Mendolara avrà notato senz'altro il cambiamento di stile del numero 27 della Mendolara. Nota di colore a parte, calcio di punizione per la Mendolara. D'Angelo guarda e cerca Franchino, lancio fuori misura. Stavolta il servizio del numero 85, D'Angelo, era nettamente fuori dalla portata del numero 21, Franchino. Si attende il pallone. 28 i minuti in questo istante sul cronometro. La Mendolara ha il pallino del gioco, ma non deve, non può abbassare la guardia, perché il Real Sant'Agata ha tra le proprie frecce un certo Lanzillotta. 17 gol in questa stagione, lui il trascinatore della formazione ospite, quest'oggi in campo con la maglia numero 7. Intanto sbaglia il rinvio Marino, ne approfitta Franchino che riesce a superare il primo avversario, non il secondo, guadagna comunque una rimessa laterale. Franchino con le mani per Rotondaro, anche lui un ottimo tiratore, allarga per Nupieri che mette giù, prova a puntare il giocatore avversario, riesce a superarlo e a guadagnare un calcio di punizione. Vedremo sventolare il primo cartellino del match ed è ai danni del numero 3 Liparoti. Non si è cercata il solito taglio in profondità per Jarar, unica punta centrale. Si è andati sulla fascia e si sono create molte difficoltà al Real Sant'Agata. Era quello che chiedeva Munno qualche minuto fa. Anche perché è ovvio che sia così. Puntare le marcature su Jarar ti permette di allargare le maglie della difesa andando a giocare il pallone sulle fasce e quindi consentire proprio gli inserimenti di Jarar. Si sistema la barriera 2 sul palo della porta di Marino, da lì è presumibile un cross al centro, in aria i soliti noti con D'Angelo che va ad ostacolare l'uscita di Marino, c'è calca nell'aria piccola dell'estremo difensore ospite, il fischio dell'arbitro, il cross al centro ribattuto dalla barriera, palla che resta lì.
c'è il fallo fischiato per una scorrettezza commessa ai danni di un difensore della formazione ospite. Resta a terra dolorante Nupieri per un colpo subito alla nuca. Si avvicinano sportivamente Marino e Stamato a sincerarsi delle condizioni di salute del giovanissimo classe 2000 Nupieri, che si era reso protagonista proprio di una bella azione qualche minuto fa. Comunque effettivamente ha ragione ancora una volta Munno, perché calcio di punizione non sfruttato benissimo dalla Mendolara. C'era praticamente un giocatore della Mendolara poi verso il centrocampo, tutti in aria. Un cross teso sarebbe stato più pericoloso in quel traffico dell'area del Real, anche perché quando si è così sbilanciati in avanti il rischio di ripartenza è dietro l'angolo. Nupieri, che vediamo essersi ripreso completamente dopo lo scontro in aria di qualche istante fa, stavolta sbaglia D'Angelo, lotta a Scigliano, pallone scaraventato dalle parti di Lanzillotta che lo insegue. Lanzillotta, Nupieri lo ferma sulla fascia, riesce anche a tenere il pallone in campo ma non a servire, anzi no, arriva il fischio dell'arbitro su segnalazione del proprio assistente. Va con le mani Liparoti, braccato da due giocatori Lanzillotta, su di lui Golia e Nupieri. Ancora Lanzillotta, lo scarico per Orefice, palla che termina oltre la linea bianca. Rozanski potrà rimetterla in gioco con i piedi dal limite della propria area piccola. Sono 7 i minuti che mancano al termine di questo primo tempo. Comunque diamo anche merito al Real Sant'Agata, la Mendolara sta giocando meglio, ma il Real Sant'Agata, quando abbassa un po' il ritmo la squadra di casa, subito riesce ad affacciarsi dalle parti dell'area della Mendolara, quindi comunque è una partita ancora molto aperta. Pallone in avanti scagliato da Esposito, prova a salire appunto il Real Sant'Agata. Bellitti di testa, Rotondaro, lo scontro fra i due numeri 4, alla meglio Orefice che riesce a servire Lanzillotta, Nupieri che sta fin qui disputando un'ottima gara, ha mandato la palla in fallo laterale. Orefice, il giro palla dalle parti di Junti sulla fascia per Esposito, buono l'intervento difensivo di Franchino in chiusura sulla percussione destra del Real Sant'Agata. Lo scambio errato tra Cosentino e Junti ci sembra da qui. Franchino con le mani, aspetta un compagno di squadra, lo trova in De Caro, due uomini su di lui, riesce a recuperare la sfera all'esterno d'attacco della formazione ospite. Pallone scagliato fuori dal difensore amendolarese. Fallo laterale battuto, pallone al limite dell'aria, c'è Junti che prova la conclusione ribattuta dalla retroguardia mendolarese. Jarar trattenuto, lo vede il signor Eboli, protesta il numero 10 della Mendolara, riceve chiarimenti dal direttore di gara, va il capitano al rapporto per chiarire questa situazione. Potevano starci gli estremi per il fallo tattico in queste circostanze, quindi il cartellino giallo per Luca Impieri. Non è di questo avviso il direttore di gara, da qui le proteste della formazione di casa che poteva approfittare di un altro giocatore della linea difensiva inserito sul taccuino dei cattivi. Sì, sicuramente, anche se Jarar così a volte un po' esagera, perché se chiede l'ammonizione in questo modo magari può anche beccare lui stesso il giallo ed è un peccato. È chiaro che ora con il Real Sant'Agata subito scoperto, però che bravo la Mendolara subito a ripartire e a rendersi pericoloso. È una partita tattica, chi magari farà il primo errore, si sbilancerà troppo, secondo me verrà beffato. Franchino, due su di lui, costretto ad indietreggiare Franchino e a trovare De Caro che si accentra. Golia, il tiro che termina di poco a lato,
Ma questa è stata una buona azione da parte dell'Amendolara, che si è portata dalla sinistra verso il settore centrale del campo con Franchino prima e De Caro poi. Il servizio su Golia, che ci ha provato a pallone alto, ha cercato l'angolo alto della porta, non lo ha trovato per poco. Resta a terra un giocatore del Real Sant'Agata. Arriva il fischio dell'arbitro, giustamente, per verificare quali siano le condizioni di salute del giocatore con la maglia numero 20 per la formazione ospite, avendo lo stesso subito un colpo al volto. Lo vediamo rialzarsi, sembra non avere grosse difficoltà nel poter proseguire l'incontro. Mentre scorrono i minuti sul cronometro, 9 al termine del primo tempo, quando salgono le temperature, qui fa davvero caldo, Matteo. Sì, sicuramente, siamo stati abituati nel corso di questa stagione a pioggia, a freddo, magari adesso è caldo, comunque insomma cerchiamo sempre di raccontare il bello del calcio dilettantistico. Ritornando alla partita, c'è da dire che comunque secondo me il Real Sant'Agata deve fare qualcosa in più, perché l'Amendolara in casa è una squadra molto ostica, molto grintosa, e deve osare se vuole mettere in difficoltà. A proposito di temperature, Matteo, quanto potrà incidere secondo te proprio la calura praticamente estiva che si riscontra qui al comunale di Amendolara? Sono due squadre che non sono abituate a queste partite, a questi scenari, a lottare per la promozione, diciamoci la verità. Secondo me quando si è in queste condizioni poi alla fine neanche si renderanno conto di quante energie staranno spendendo, perché tanta è l'adrenalina, basta vedere le tribune. Credo che se danno uno scorcio alle rispettive tifoserie trovano la forza per lottare fino all'ultimo. Certo è che è una gara che non ha bisogno di motivazioni, questo tutt'altro che ovvio. È uno scontro di semifinale playoff, tutte e due sognano di portare i colori del proprio paese in una categoria nella quale fino a questo momento non sono mai approdate. Sale l'Amendolara con Rotondaro. Golia alla parte opposta, sale Bellitti, il lancio a cercare Gerard, la mette giù, non riesce però a superare Luca Impieri, che compie un'ottima chiusura difensiva in questa circostanza. Gerard aveva acquisito una posizione di vantaggio rispetto al difensore, magari un po' difettoso il controllo dell'attaccante marocchino. Sì, poi si è trovato di fronte a Impieri, ex Belvedere, un ottimo giocatore, un calciatore che è abituato a gare molto importanti, e quindi è andata così, anche se obiettivamente nell'uno contro uno Jarar credo che possa mettere in difficoltà molto, in maniera molto incisiva, questa retroguardia. Fallo laterale, ci prova sulla destra il Real Sant'Agata, spazza via Rotondaro a concedere una rimessa laterale nei pressi della panchina della squadra di casa, presieduta da mister Mario Munno, allenatore di assoluta esperienza, che dopo una partenza stentata all'avvio di questo campionato ha saputo inanellare una striscia di vittorie consecutive spaventoso, che le ha permesso di ritornare a lottare per le posizioni di vertice della classifica. Intanto un brutto fallo ai danni di Scigliano, chiede scusa Cosentino per il colpo proibito ai danni del giocatore avversario con la maglia numero 23, Scigliano. Ancora a colloquio il capitano Golia con il signor Eboli della sezione di Paola. Adesso ha preso un'ammonizione, il discorso che facevamo prima di Jarar, ha preso un'ammonizione d'angelo assolutamente inutile, è andato a protestare dopo. È certo che il capitano del Real Sant'Agata è andato fuori tempo, non particolare cattiveria, non era un'entrata a fare male, è chiaro che ha voluto fare sentire anche un po' i tacchetti, l'esperienza, e quindi insomma certamente non è stata una bella scena. D'Angelo proprio sul punto di battuta, il cross al centro a cercare Golia, l'uscita di Marino che perde il contatto col pallone, fischia il fallo il direttore di gara. Qui ci sembra che l'errore, almeno secondo il mio modestissimo parere, l'errore sia stato di Marino, che in fase di uscita ha perso il contatto col pallone,
dopo averlo praticamente picchiato sulla testa di Golia. Non ha smanacciato come nelle altre occasioni, si è visto il risultato. Secondo me nei prossimi traversoni smanaccerà in maniera molto decisa. Proprio Marino alla rimessa dal fondo. È proprio Golia a staccare di testa, ormai è un duello in questa sfida. Tra due giocatori decisamente di grandissima esperienza. Junti. Lotta Golia che ha la meglio, serve Rotondaro, Scigliano apre per far salire Franchino sulla fascia, trova Gerard stavolta sul versante di sinistra in proiezione offensiva, toccato duro al tallone da parte di Esposito, ci sarà calcio di punizione in favore della squadra di casa. Se ne occuperà come al solito D'Angelo, è lui l'incaricato da Mister Munno alla battuta dei calci piazzati in area di rigore. Vediamo Gerard, De Caro, Scigliano, cross al centro proprio a cercare Gerard, stavolta l'uscita di Marino è impeccabile, fa sua la sfera, riparte il Real Sant'Agata sulla sinistra, l'avanzata di Luca, anzi di Lanzillotta, chiedo scusa, la scivolata di Bellitti a mettere la palla in fallo laterale, ma il pallone aveva già oltrepassato la linea di fondo sull'ultimo tocco del numero 7 in maglia giallo-blu. La rimessa quindi è della Mendolara con Nupieri che serve D'Angelo, D'Angelo per Bellitti, all'indietro tra i piedi di D'Angelo che cerca l'apertura su Franchino, apertura fuori misura. Stamato, ancora all'indietro. Pallone che balla sulla linea laterale del campo, c'è il fallo commesso da Franchino. Si ripartirà col calcio di punizione per la squadra ospite affidato al capitano, ormai ho imparato, Tigana Cosentino. Gioca vicino il capitano del Sant'Agata, vuole la manovra palla a terra, non è dello stesso avviso il capitano Cosentino che scaglia il pallone in avanti, cerca di raggiungerlo Lanzillotta, dalla parte opposta c'è Liparoti che cerca l'incursione, ci mette una pezza Bellitti, pallone in angolo quando ormai mancano 2 minuti al termine del primo tempo. Le fiammate del Real Sant'Agata, ne abbiamo parlato spesso, ed effettivamente è una squadra cattiva. Attenzione in aria, proprio questo tiro con il gol del numero 3. Liparoti la mette dentro e fa esplodere il settore ospite del comunale di Amendolara. Un tiro beffardo che ha attraversato una giungla di gambe prima di terminare nell'angolo basso alle spalle di Damian Rozanski. 43 minuti 40 secondi, Real Sant'Agata in vantaggio. Ora la partita cambia decisamente volto. La Mendolara deve raggiungere quantomeno il pareggio per garantirsi l'accesso alla finale playoff. D'Angelo, cercare Gerard, respinge di testa Cosentino. Scigliano, serve Franchino, raddoppio di marcatura su di lui. Ancora Franchino, non trova compagni a supporto. Franchino, costretto a lottare da solo, guadagna comunque un calcio di punizione ed esperienza. Deve ritrovare il giusto equilibrio mentale la Mendolara in questo momento delicato dell'incontro, sotto di un gol dopo aver disputato una prima frazione di gioco decisamente in avanti, aver creato tanto, non è riuscito a sbloccare la partita, ci è riuscito Liparoti con una conclusione, possiamo dirlo sporca, che ha attraversato una selva di gambe prima di terminare alle spalle di Rozanski. Saranno
due i minuti di recupero in questo primo tempo, 120 secondi per le speranze della Mendolara di riacciuffare il pareggio prima dell'ingresso negli spogliatoi. Avanza Golia, è suo l'ultimo tocco, sarà rimessa per Marino. Quale sarà secondo te la quali saranno le indicazioni che darà Mr. Moon all'interno degli spogliatoi ai propri ragazzi al termine di questo primo tempo? Ma secondo me hanno la qualità i ragazzi di Moon per poter riacciuffare questa partita, però il Real Sant'Agata, che gioca sulle ali dell'entusiasmo, a questo punto riuscirà ancora di più secondo me ad alzare il ritmo, perché è una squadra che non sa aspettare, è una squadra che gioca, che pressa, e la Mendolara è una squadra che poi se magari proprio pressata, attaccata, poi riesce a fare male in contropiede. Adesso è cambiato tutto dal punto di vista dell'inerzia mentale, però sicuramente ancora è tutto molto incerto. Altro fallo commesso ai danni di Gerard, stavolta l'esecutore materiale del fallo è il numero 8 Stamato. Chiedono qualcosa di più rispetto al solo calcio di punizione i giocatori della Mendolara. Arbitraggio finora un po', diciamo, all'inglese, perché credo che il Real Sant'Agata avrebbe meritato, oltre il vantaggio, anche due o tre almeno, giocatori con il giallo, almeno due cartellini gialli a nostro avviso. A questo punto mi rincuora la testimonianza del collega Matteo Monte, due cartellini gialli secondo noi evidenti e chiari ai danni dei giocatori in maglia giallo-blu. Senza nulla togliere comunque all'ordine di questa squadra di Vaccaro, che è entrata nell'area della Mendolara e ha fatto male. Ora staremo a vedere come reagirà proprio emotivamente all'ultimo, quest'ultimo assalto, la Mendolara. Calcio di punizione, pallone scagliato in aria, D'Angelo anticipato da Marino. Finisce qui il primo tempo con il vantaggio del Real Sant'Agata, messo a segno al 43esimo minuto di gioco da Liparoti. Primo tempo, possiamo dirlo, che ai punti avrebbe meritato la Mendolara, ma non stiamo giocando un incontro di pugilato. Il calcio è fatto così, quando la palla finisce dentro vale un gol. Gol che ha messo a segno la formazione ospite e fin qui gli vale il vantaggio. 1-0, ricordiamo il punteggio. Matteo, a te le conclusioni in questo primo tempo. Dobbiamo dire che è stata una partita nella quale la Mendolara era partito molto bene, era riuscito anche a rendersi pericoloso. Il Real Sant'Agata ha fatto la sua partita, ha pressato, ha commesso qualche fallo tattico secondo me di troppo, però è stato bravo il Real Sant'Agata a capitalizzare al massimo quello che è riuscito a fare. Ancora gara apertissima, ha i numeri la Mendolara per cercare di rimettersi in carreggiata. Ritorneremo a seguire le emozioni di Mendolara Real Sant'Agata per i prossimi 45 minuti. Linea alla regia. Tutto pronto per l'avvio dei secondi 45 minuti di questa semifinale playoff tra Mendolara e Real Sant'Agata. Punteggio sbloccato dalla formazione ospite al 43esimo minuto del primo tempo da Liparoti, quindi strada in salita per la formazione di casa, che ora deve quantomeno agguantare il pareggio e condurre questo risultato oltre il termine dei tempi supplementari per aggiudicarsi il passaggio in finale o guadagnare la vittoria e concludere il match al termine dei 90 minuti regolamentari. Quindi il destino di questa gara è in mano alla formazione di casa. C'è un fallo commesso ai danni di Gerard, vedremo spuntare un altro cartellino giallo, cerchiamo di capire dalla nostra prospettiva chi finirà sul taccuino del direttore di gara, che ricordiamo essere il signor Ebori della sezione di Paola, coadiuvato dagli assistenti De Bartolo e Pellico della sezione di Cosenza. Ci sembra da questa prospettiva il numero 5 Esposito, l'autore del fallo ed è quindi anche del calcio dell'ammonizione, chiedo scusa.
pronto D'Angelo sul punto di battuta di questo tiro piazzato. Ci proverà dal primissimo minuto la formazione di casa a riacciuffare il pareggio, a riequilibrare questo incontro, perché è quello che chiede la società, è quello che vogliono i giocatori, è quello che chiede un pubblico intero che ha praticamente gremito in ogni ordine di posto gli spalti del comunale amendolarese. Barriera posizionata da parte di Marino dalla distanza. D'Angelo, vedremo se opterà per una conclusione diretta verso lo specchio della porta o cercherà l'imbucata verso un compagno di squadra. Ci prova dalla distanza, palla che balla in aria, calcio di rigore per l'Amendolara per il fallo commesso dall'estremo difensore Marino ai danni di Gerard. La partita si riapre, Matteo. Sì, sicuramente un tema che abbiamo visto anche nelle scorse occasioni, l'imbucata verso il portiere, con Jarrar sempre pronto in agguato a rendersi pericoloso. C'è stato ora l'ennesimo svarione, perché il portiere più volte ha smanacciato il pallone e adesso poi Jarrar, come un falco, è andato a colpire, è andato bene a cercare di mettersi tra il pallone e il portiere, giovane ma smaliziato il marocchino, e si è conquistato praticamente quasi da solo questo calcio di rigore. Una situazione di gioco possiamo paragonarla al fallo, al gol che ha portato la Coppa Nazionale alla Juve, l'errore di Donnarumma col pallone che è stato mollato dai guantoni del portiere a pochi passi dalla propria porta. In quella circostanza Benatia l'ha messa dentro. Qui Gerard ha cercato di guadagnare posizione rispetto al portiere avversario, che non ha potuto fare altro che atterrare l'attaccante marocchino all'interno della propria area piccola. Continuano le proteste, che sono costate tra l'altro l'ammonizione al portiere del Real Sant'Agata. Siamo al terzo minuto ed è questo uno dei momenti cruciali del match. Sul dischetto D'Angelo, chiedo scusa Matteo, quando siamo pronti alla battuta di questo... È una bella sfida. È una grande sfida fra due giocatori che hanno molto da dire, hanno avuto molto da dire nelle loro carriere, e ora si trovano l'uno di fronte all'altro. D'Angelo contro Marino, prende la rincorsa il numero 85, la conclusione, la parata di Marino, la mette fuori la retroguardia del Sant'Agata, episodio clou, la para Marino, ci mette i guantoni tuffandosi alla propria destra ed è riuscito a sventare questa situazione pericolosa al terzo minuto. Quindi rigore parato per il Sant'Agata, rigore sbagliato per l'Amendolara. Calcio d'angolo, pallone scagliato in aria da Franchino, palla che resta lì, l'ultimo tocco di D'Angelo, pallone che gli carambola praticamente addosso. Altra mazzata dal punto di vista psicologico per l'Amendolara, Matteo. Ora D'Angelo deve stare attento, perché è un giocatore molto emotivo, ha sbagliato il rigore, è stato ammonito per proteste nel primo tempo. Ora è a un bivio: o riporta l'Amendolara in partita magari con qualche bel lancio, qualche gioco da fermo, oppure effettivamente si fa dura emotivamente per la squadra dell'Amendolara, perché è come se fosse ora un gol in più per il Real Sant'Agata, che ora veramente è stato ad un passo dal baratro e ora riprenderà, secondo me, con ritrovato entusiasmo, perché questa squadra non è una squadra che si ferma facilmente. Però d'altro canto bisogna dire che l'Amendolara ha trovato subito la forza di reagire allo svantaggio subito al termine del primo tempo. Appena uscita dagli spogliatoi è riuscita a trovare un episodio che avrebbe comunque potuto sbloccare il match e riportarlo sui binari giusti per la formazione di casa. Ora nulla cambia praticamente, c'è ancora tutto il secondo tempo, c'è tanto tempo per riguadagnare a quantomeno il pareggio, c'è tutto il tempo per vedere praticamente di tutto in questo match di semifinale fra Amendolara e Real Sant'Agata. Cambia ora anche il tema tattico, perché l'Amendolara deve per forza di cose ora rituffarsi in avanti e cercare di fare gol, e il Real Sant'Agata può gestire, può cercare di stare ancora più ordinato, ancora più compatto nella propria metà campo, per poi ripartire, per poi innescare i suoi avanti.
ottimo il lavoro di Orefice, che è un 98, di Stamato, il numero 8, che in copertura stanno facendo un lavoro oscuro ma molto importante. Il pericolo che se il Real Sant'Agata però si possa chiudere nella propria metà campo è reale. Qui dovrà essere bravo Mister Munno a cercare di aumentare la pressione e non far uscire il Real Sant'Agata dalla propria metà campo, perché inevitabilmente, essendosi sbilanciato in avanti, gettato in avanti la Mendolara, deve evitare anche le situazioni di ripartenze. Franchino scaraventa il pallone in avanti, di testa allontana Cosentino, lotta Lanzillotta, chiedo scusa per il gioco di parole, alla meglio il giocatore del Real Sant'Agata con la maglia numero 20, Sagula. Attimi di nervosismo, vediamo quali saranno i provvedimenti disciplinari da parte del direttore di gara. Vibranti le proteste dei giocatori di casa anche nei confronti dell'assistente dell'arbitro. Fase concitata dell'incontro. Continuano le proteste dei giocatori amendolaresi, evidentemente c'è stato qualche episodio proibito tale da scatenare le proteste in maniera così calda, vibrante per la formazione di casa. Si attendono le decisioni del signor Reboli della sezione di Paola quando sono trascorsi meno di 8 minuti sul cronometro in questo secondo tempo. Mano al taschino per il direttore di gara, che chiama a sé un gruppo di giocatori, un richiamo intanto verbale, rosso diretto, insomma deve essere successo qualcosa di grave. Noi obiettivamente da qui non abbiamo visto granché, un contrasto di gioco, qualcosa, però rosso diretto ora cambia ancora di più dal punto di vista emotivo il match, ma vediamo un po' ora cosa sceglierà Munno per cercare di rivoluzionare la propria squadra, tant'è che è in 10 uomini la Mendolara. Lancio in avanti, buona la marcatura di Nupieri contro l'esperto Campolongo. D'Angelo scaglia il pallone in avanti con Mister Munno, che ora deve ridisegnare l'assetto difensivo dopo l'espulsione di Carelli. In 10, sotto di un uomo e col morale da ricostruire come un puzzle. Si punta all'impresa per la squadra di casa con questo calcio di punizione affidato ai piedi di Rotondaro. Rotondaro prende la rincorsa, pallone basso in aria, prova ad acciuffarlo De Caro, recupera però il pallone il numero 4 della Mendolara, serve insieme a Scigliano De Caro, buono lo scambio tra i due, sovrapposizione di De Caro, lo vede Scigliano, lo scambio ancora al centro dell'area, Golia, un controllo difettoso all'ultimo nell'area avversaria, De Caro ci prova col mancino, cross al centro, ribattuto fuori, riconquista il pallone lì Paroti, ma De Caro la fa sua di nuovo, guadagna un fallo il numero 14 ex Juvenilia, De Caro. Punizione
praticamente sul limite destro dell'area di rigore, in zona in proiezione offensiva per la Mendolara. Da lì il mancino di Franchino a cercare uno dei saltatori in maglia bianca con richiami giallo-rossi. Come al solito D'Angelo va ad infastidire l'uscita di Marino. Cross al centro, D'Angelo! Viene respinta la spizzata di testa dal difensore centrale del Real Sant'Agata. Altra occasione capitata sulla testa stavolta del numero 85 D'Angelo, che fa valere il proprio peso specifico e la propria stazza fisica in area di rigore. Franchino, buono lo scambio con De Caro. Adesso la Mendolara è tutto in avanti. De Caro per Scigliano, spalle alla porta, si gira, trova D'Angelo, il cross al centro, palla che resta lì, Franchino, la parata, palla ancora che balla nell'area di rigore, Marino ci mette una pezza, altra grande chance per la Mendolara che reclama ancora una volta un fallo da parte della retroguardia avversaria su Gerard. Se gioca la Mendolara riesce ad essere molto molto pericolosa. Il Real Sant'Agata si sta difendendo con ordine, ma uno in meno, rigore sbagliato, qualche giocatore ammonito. Complimenti alla Mendolara perché sta dimostrando di avere cuore e qualità. Il Real Sant'Agata si difende con ordine, ha trovato il gol nel momento ideale a fine primo tempo, ma obiettivamente deve cambiare registro se vuole portare a casa questa qualificazione. Ancora a terra il giocatore marocchino, 13 minuti sul cronometro, abbiamo già visto un'altra gara rispetto al primo tempo con la Mendolara che si è gettata completamente in avanti alla ricerca dell'immediato pareggio perché vuole riscrivere la storia di questa gara, vuole riscrivere la storia calcistica del proprio paese, lo sta facendo con tutti i propri uomini, con tutti i propri mezzi, nonostante le difficoltà, nonostante l'uomo in meno, contro un Real Sant'Agata ordinato, compatto e pungente come ha dimostrato di essere nella prima frazione di gioco. Tutto pronto per riprendere le ostilità, anzi no, si chiama un cambio dalla parte del Sant'Agata, cambio che vede l'ingresso in campo del numero 18, Oliva, lascia il terreno di gioco con la maglia numero 5, Esposito. Yarar finora croce e delizia, si è conquistato il rigore, ora magari anche una piccola spinta, ma in area ci sta, ma il gol non dico che se l'è mangiato, non era semplicissimo, però era una buona occasione da rete e con meno frenesia avrebbe portato a casa questo gol. A mio avviso neanche lui si immaginava un pallone così ghiotto nel cuore dell'area di rigore dopo una serie di rimpalli. Tant'è, si ricomincia sempre col punteggio di 1-0 in favore della formazione ospite, si prepara un altro cambio per stavolta tra le fila della Mendolara, vuole puntare sulla velocità di Ayman Gerard, mister Mario Munno, per bucare la retroguardia avversaria. Può essere questa una chiave tattica per riequilibrare l'incontro. In tante occasioni il duo Gerard ha saputo regalare gioie ai tifosi della Mendolara, vedremo se sarà questa la mossa giusta per la formazione di casa. Mentre seguiamo l'avanzata di Franchino, c'era De Caro lì vicino, opta per la soluzione solista, guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco. Dobbiamo anche dire che la Mendolara spesso ha segnato anche oltre il 90esimo, non è una squadra che molla, ha sbagliato il rigore in inferiorità numerica, ma sta schiacciando un buon Real Sant'Agata nella propria metà campo, quindi sicuramente gara viva, gara aperta, gara nella quale può ancora accadere di tutto. Tanto arriva il momento del cambio per la Mendolara, esce Capitan Golia, autore di una buonissima prestazione fin qui, entra in campo con la maglia numero 99, Ayman Gerard.
Va a Franchino con le mani. Si avvicina proprio De Caro. Pallone lungo in area di rigore. Lo insegue Aziz Jarar. Stavolta sono due i Jarar in campo. Nupieri. Bellitti. Si coordina per la conclusione. Conclusione nettamente fuori misura. Si ripartirà con la rimessa dal fondo. C'è carenza di palloni qui al comunale di Amendolara. Ovviamente spazi aperti che circondano il terreno di gioco fanno sì che la dispersione di palloni da calcio sia praticamente cosa all'ordine del giorno. Anche se diciamo è abbastanza inusuale, perché se la squadra di casa deve recuperare di solito i palloni abbondano, effettivamente qui diciamo, logisticamente non è proprio il massimo e quindi si ha difficoltà. Però ritornando alla partita, ora è un momento molto importante, ora vediamo un po' se si riordinerà il Real Sant'Agata dopo questo momento di sbandamento, oppure se sarà l'Amendolara un pochettino a tirare il fiato, perché negli ultimi 10 minuti veramente ha dato il 110% per cercare di rientrare anche psicologicamente dopo il rigore fallito da D'Angelo. E se vuole raggiungere il quantomeno il gol del pareggio, il 110% evidentemente non basta, bisogna fare di più, bisogna dare di più. D'Angelo, l'apertura sulla fascia. Franchino per Rotondaro. Alla parte opposta sale Nupieri, lo vede Rotondaro, cerca il lancio lungo, fa buona guardia Liparoti, anticipa però tutti Aymen Jarar, la sua velocità è stata l'arma per guadagnarsi questo calcio di punizione e il cartellino giallo per Orefice. Anzi, Stamato, chiedo scusa. Stavolta a protestare sono i giocatori del Real Sant'Agata, poiché a loro avviso la sanzione del cartellino giallo ai danni del numero 8 Stamato, ricordiamolo, è stata troppo severa. Ma vediamo proprio momenti di fair play proprio tra Stamato e Jarar Aziz. Queste sono cose belle che, al di là dell'agonismo sportivo, della carica di adrenalina che anima questo tipo di incontri, alla fine è comunque una partita di calcio, è uno sport, è lo sport più bello del mondo e in quanto tale va amato e disputato secondo determinati valori. Ma si sta giocando l'accesso ad una finale, c'è stato un rigore, ci sono state occasioni da reti, c'è stata un'espulsione, ma le tribune sono unite, quindi questo è bello sottolinearlo. Sano agonismo, ma poi si rientra sempre nei canoni della sportività. E ci auguriamo che per i restanti 25-26 minuti, più eventuale recupero, più eventuale supplementare, siano sempre animati da questo spirito sportivo. Intanto calcio di punizione con D'Angelo al punto di battuta. Ci prova D'Angelo, la palla in rete, stavolta proprio lui la mette dentro da posizione difficile per un interno destro, ha trovato l'angolo dove Marino non poteva arrivare, esplode letteralmente il comunale di Amendolara, 1-1 il punteggio quando siamo al 19° minuto. L'uomo chiave di questo incontro, lo diceva Matteo, lo dicevamo prima, poteva essere la croce o la delizia di questo incontro, era stato ammonito per proteste, aveva sbagliato il calcio di rigore, adesso va a riprendersi tutto quello che è suo, un calcio di punizione magistrale a scavalcare la barriera dove Marino non può arrivare. Per i complimenti magari dopo, ma speriamo veramente adesso che non ci sia l'ammonizione, perché è stato per circa un minuto in piedi sulla rete, speriamo non sia fiscalissimo l'arbitro, perché non vorrei neanche immaginare ora un altro giallo. Sta parlando, infatti adesso io mi preoccupavo più di quello che di altro, perché il calcio di punizione è stato spettacolare. Giusta la tua considerazione. E infatti credo che veramente adesso questa volta l'arbitro abbia avuto buon senso. Comunque sul calcio di punizione bisogna solo fare applausi, perché mentalmente era in una situazione delicata, ha dimostrato di essere un giocatore che c'entra magari con l'Amendolara con il cuore, ma con questa categoria c'entra ben poco. Certo Matteo, ora vediamo un cambio per l'Amendolara. Esce con la maglia numero 14 De Caro, mentre abbiamo sentito tutta la carica di Mr. Munno verso il nuovo entrato Aprile.
vuole ridisegnare la linea difensiva, l'allenatore della Mendolara, ed entra Aprile al posto di De Caro. Che poi che Amendolara, perché comunque... Scusami, Matteo, ti interrompo perché parte come un freccia rossa Jarar Aziz. Continua nella sua progressione Aziz, palla in area di rigore. Non c'è fallo, secondo il direttore di gara l'intervento di Cosentino è pulito, ma impressionante lo slalom di Jarar, che ora mostra all'arbitro lo scarpino che a suo avviso è stato levato dall'intervento di Cosentino nella circostanza precedente. Io credo che si potesse dare questo calcio di rigore. Lasciamo stare lo slalom di quattro giocatori, grandissimo calciatore, però il piede alla fine c'è stato. Nel primo intervento no, nel secondo c'era il piede che ha bloccato Jarar, e forse darne due di fila in una partita come questa, però bisogna darli se ci sono. Sì. E per quello che riguarda invece ora l'aspetto emotivo, credo che la Mendolara abbia dimostrato di avere qui in casa qualcosa in più, perché solo una grande squadra riesce a fare quello che sta facendo la squadra di Munno, perché con sfrontatezza sta comandando. Certo, anche dal mio punto di vista potevano starci gli estremi per il calcio di rigore, ma potremo vedere e rivedere le immagini con la nostra personalissima VAR e giudicare a bocce ferme anche l'operato del direttore di gara in questo incontro, che, come osservava giustamente Matteo, forse non si è sentito di decretare il secondo penalty dopo aver concesso il calcio di rigore a inizio primo tempo, poi sbagliato da D'Angelo. Intanto Real Sant'Agata in avanti, pallone respinto di testa da Bellitti, si resta al limite dell'area, fallo per gioco pericoloso da parte di Aymen Jarar, che ha alzato troppo il piede. È un calcio di punizione in seconda, vediamo la mano alzata del direttore di gara, ciò vuol dire che non può esserci tiro diretto verso la porta difesa da Damian Rosanski, ma appostati sul punto di battuta vediamo il capitano Cosentino, il numero 3 Li Paroti. Cercheremo di capire quale potrà essere lo schema tattico su questo calcio di punizione per gli uomini di mister Lucio Vaccaro. Punizione da posizione decisamente interessante, siamo più o meno ai 20 metri, 22 metri dalla porta amendolarese. Sarà il capitano che ci prova la conclusione centrale, nessun problema per Damian Rosanski che la fa sua. Obiettivamente il Real Sant'Agata ora proverà, secondo me, a giocarsela fino alla fine. È nel DNA di questa squadra. Bene la Mendolara perché è riuscito emotivamente a ribaltare tutto, però il Real Sant'Agata secondo me ancora non è morto. Assolutamente, una partita che ora potrà raccontarci tutto e il contrario di tutto. Vediamo cosa succede in questa azione con Jarar, che ha chiesto troppo dalle sue doti di velocista, e Cosentino, da difensore esperto qual è, era ben posizionato e guadagna anche questo calcio di punizione. Calcio di punizione che vale anche il cartellino giallo, ci sembra, ai danni di Scigliano. Uno spot per il calcio dilettantistico, semifinale, playoff, emozioni, tribune piene, polemiche, sviste, anche belle giocate, errori dei giocatori, c'è tutto in questo bel pomeriggio qui ad Amendolara, e credo che comunque vada a finire abbia vinto lo sport e il calcio dilettantistico. Nulla da obiettare Matteo, i tifosi sugli spalti e i giocatori in campo stanno davvero dando spettacolo quest'oggi. Qualche problema in fase di disimpegno per l'Amendolara, riesce ad uscire per un attimo Aymen, mantiene il pallone all'interno del rettangolo di gioco, Li Paroti, sale il Sant'Agata con Stamato che apre sulla destra a cercare di aprire le maglie della difesa amendolarese, il cross al centro, fuori misura, direttamente sul fondo, palla affidata ai piedi di Damian Rosanski per la rimessa dal fondo. C'è un altro cambio, 25esimo minuto di gioco, 20 al termine dei 90 regolamentari.
entra il giocatore con la maglia numero 17, Nigro, al posto del numero 3, Liparoti. Ora le prova tutte, prova anche con il carisma e la fisicità di Nigro, mister Vaccaro, perché comunque adesso manca poco, ormai siamo al termine per una delle due squadre di questa stagione, quindi tutte le energie vanno buttate ora in campo, staremo a vedere come andrà a finire. E comunque, come dicevamo, adesso la Mendolara ha un pochettino arretrato il proprio baricentro, però attenzione ai suoi contropiedi con i due Aziz e il fratello, che sono molto, molto pericolosi. Tanto qualche brivido per i propri tifosi, per il disimpegno difensivo di Cosentino. Notiamo comunque come non sia cambiato l'assetto tattico della formazione ospite, resta un 4-3-3. L'unica nota che mi sembra di dover segnalare è la posizione nettamente arretrata rispetto alla linea difensiva da parte di Cosentino. Vuole ripararsi dalla velocità di Aziz, non sfruttando la trappola del fuorigioco, ma sfruttando l'esperienza del proprio centrale difensivo. Una delle prerogative di questo capitano coraggioso, chiamiamolo così, è proprio poi alla fine, gli ultimi 7, 8, 10 minuti, tuffarsi in avanti a fare il centravanti vero. Quindi secondo me ci sarà poi alla fine, se resterà così il risultato, questo attaccante aggiunto, perché proprio un difensore che ha sempre segnato in tutte le stagioni anche diversi gol. Ora c'è qualche momento di pausa, c'è un giocatore a terra stanchissimo, comunque dicevamo anche della tenuta atletica, della temperatura, però con tutta questa adrenalina, questi capovolgimenti di fronte, abbiamo visto quanto è importante comunque mantenere la calma, anche perché stando così le cose non basterebbe il 90esimo, quindi sicuramente ancora spettacolo per noi, bello da raccontare, ma in campo tanta sofferenza. Certo, bisognerà anche dosare le energie in vista di eventuali tempi supplementari che, ricordiamo, avvererebbero solo in condizione di risultato di parità al termine dei 90 minuti. Qualora si protraesse questo tipo di risultato al termine dei 120, il passaggio del turno sarà in favore della Mendolara, in quanto posizionatasi meglio al termine della regular season, quindi terza in classifica la Mendolara, quarta il Real Sant'Agata. Ne approfittano per una sosta ai pit stop alcuni giocatori. Rosanski al rinvio lungo, rientra in campo anche Rotondaro, quindi nonostante la Mendolara sia un uomo in meno, ora si riposiziona anche l'assetto tattico in ottica offensiva. Fallo laterale, lo batte veloce Cosentino, non vuole perdere tempo il Real Sant'Agata. Lancio in avanti del capitano della formazione ospite, fa scudo d'angelo sull'incursione di Nigro. Rosanski guadagna tutto il tempo che può guadagnare portando il pallone a ridosso della propria linea di fondo, mentre ora si appresta al rilancio in avanti per i compagni di centrocampo a cercare lo stacco di Ayman, che non ha nei centimetri la sua caratteristica fisica di eccellenza. Oliva sbaglia tutto, recupera Nupieri che sta giocando, ricordiamo, una grandissima gara. Buono lo scambio fra i fratelli Gerard, sbaglia però Ayman. Gerard Aziz aveva cercato il lancio in verticale, non si sono intesi i due fratelli marocchini. Lancio ora in avanti per il Real Sant'Agata, Lanzillotta alla meglio su Nupieri, Ayman recupera, resta in avanti Oliva, si accentra, scarica su Stamato, ha di fronte a sé Scigliano che non lo vuole lasciar passare, commette fallo però il numero 23 della Mendolara. Come ti dicevo, è gara aperta con un Real Sant'Agata che non molla. La Mendolara sarà
molto pericoloso secondo me per, con i suoi contropiedi, ma il Real Sant'Agata ci proverà fino alla fine. Nonostante l'inferiorità numerica, la Mendolara è sempre compatto, sempre quadrato, fa un pressing molto accorto. Il Real Sant'Agata adesso con Nigro ha aggiunto centimetri a quello che è il potenziale offensivo, ma ormai credo che sia più che altro una questione di testa. L'ha avuta D'Angelo dopo l'errore dal dischetto, staremo un po' a vedere quale altro protagonista ci sarà. Tigana sul pallone. Ma la conclusione, Cosentino, palla deviata, ci ha provato a beffare la barriera con una conclusione rasoterra, c'è stata una deviazione segnalata dall'assistente dell'arbitro, sarà tiro dalla bandierina. Sugli scudi la Mendolara a difesa di questo parziale che intanto consentirebbe di andare ai tempi supplementari. Cross in aria lungo sul secondo palo, svetta di testa aprile, ma il pallone nella sua traiettoria aveva oltrepassato la linea di fondo, quindi si ripartirà con il tiro dall'area di rigore per la Mendolara, mentre viene segnalato un cambio. Vediamo quali saranno le mosse tattiche. Entra con la maglia numero 16 Maturo Francesco, esce con la maglia numero 4 Rotondaro, che veramente ha dato tutto in questo incontro. Ricordiamo Rotondaro che per gran parte di questa stagione ha dovuto combattere contro un bruttissimo infortunio, la rottura per lui del legamento crociato e del menisco. Si è ripreso alla grande il numero 4 della Mendolara per riguadagnarsi il posto da titolare in campo. Ora però davvero non ne ha più, quindi necessaria la sostituzione per Mister Muno con Maturo. Speriamo poi per le interviste finali di avere Muno nella possibilità di parlare, perché veramente si sta sgolando, vive la partita in maniera molto intensa. È una delle caratteristiche di questo tecnico esperto per quanto riguarda i campionati calabresi, ha nel suo palmarès tantissimi ottimi risultati. Ora vuole raggiungere questa promozione storica con la squadra del proprio paese, un motivo d'orgoglio in più per dare il 110% da parte del tecnico mendolarese, un uomo che non si tira mai indietro anche nei momenti in questa stagione in cui la squadra non andava male, in cui si inanellavano sconfitte consecutive. Lui comunque ci ha sempre messo la faccia e questo è una cosa di cui darne assolutamente merito. Una squadra che l'anno scorso si è costruita piano piano anche poi la salvezza, quindi non un progetto faraonico, tutt'altro, però poi con ordine, con il lavoro, con la qualità dello stesso, sono riusciti comunque ad arrivare fin qui ed è una cosa molto bella. Altra figura di riferimento, e qui bisogna spendere qualche parola, lo facciamo con il cuore, va alla dirigenza della squadra di casa, della Mendolara, al suo presidente Angelo Soldato, che ha creduto nelle potenzialità di questo gruppo, del suo tecnico, ha sempre dato il 100% anche lui per la propria squadra, per il proprio paese. Intanto seguiamo questa palla vagante in aria, Rozanski la fa sua. Dicevamo, le qualità umane non solo del presidente Angelo Soldato, uno dei protagonisti di questa grande avventura chiamata Mendolara. Intanto si ricomincia a giocare, si continua a lottare sul terreno di gioco del comunale di Mendolara. Lo fa Jarar Aziz, che secondo il direttore di gara ha commesso una scorrettezza e stavolta per proteste si becca il cartellino giallo. Matteo, tu hai visto un fallo? Ma io credo che ci sia stata la protesta troppo evidente dopo, un po' come è successo con D'Angelo. Assolutamente. Sulla protesta nulla da obiettare. Io credo che non si è sentito defraudato di quella bella giocata, però obiettivamente bisogna stare anche poi sempre calmi, tranquilli e concentrati, perché con quei numeri tu l'uomo lo salti, quindi sprecare delle energie nell'arco dei 90 minuti per protestare quando magari anche l'arbitro può sbagliare, secondo me è uno dei pochi limiti di questo ottimo giocatore.
Intanto abbiamo assistito alla conclusione direttamente da casa sua da parte di Stamato, ci ha provato praticamente da oltre 40 metri, si sono visti i risultati col pallone che è terminato abbondantemente oltre la linea di fondo. Gerard ora ci riprova, due su di lui, riesce ad uscire, palla al piede, il fallo di Luca Impieri. Non c'è cartellino giallo e anche in questo caso, a mio modesto parere, c'è un grave errore da parte del direttore di gara, perché questo era un evidente... Toglierà qualcuno fuori. Ci sarà sicuramente qualche allontanamento da parte della panchina. Ma in questo caso l'ammonizione ai danni di Luca Impieri ci sembrava quasi d'ordinanza, era un classico fallo tattico con la trattenuta a fermare l'avanzata del giocatore lanciato verso l'area di rigore avversaria. Chiedo scusa, quindi in questa circostanza ci sentiamo di dire che l'errore dell'arbitro è quantomeno evidente. Assolutamente, assolutamente è un giallo ineccepibile che non è stato dato e poi alla fine queste pause, queste interruzioni sono deleterie, perché comunque incattiviscono anche un pochettino l'ambiente agonistico che c'è in questa partita, però effettivamente è stato fermato proprio con un evidente trattenuto. E questo fa il paio con quanto avevamo detto nel primo tempo. Al Real Sant'Agata sono state graziate, possiamo dire, due cartellini gialli abbastanza evidenti. Nel bilancio complessivo della partita anche episodi di questo tipo possono giocare un ruolo determinante. Chiedo scusa Matteo, seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione, perché sul pallone c'è ancora una volta D'Angelo che prova una botta dalla distanza, respinge la retroguardia del Real Sant'Agata. Maturo, per non saper né leggere né scrivere, per evitare rischi, meta, ha cercato la meta rugbistica. Dicevo prima di questo atteggiamento a questo punto che comunque non aiuta entrambe le squadre, perché sono due squadre che possono giocare benissimo, invece c'è un po' di nervosismo di troppo, però obiettivamente qualche giallo è stato risparmiato al Real Sant'Agata. Prima protestavano un po' esasperati i componenti della panchina della Mendolara anche per quell'evidente fallo di Yarar dopo il gol mangiato proprio stesso dal numero 10 marocchino, però effettivamente poi il contatto c'è stato, c'era il calcio di rigore. Certamente non può recriminare assolutamente nulla il Real Sant'Agata, la Mendolara Lara si sta facendo e disfando, perché sbaglia il rigore, fa un bel gol, si innervosisce, protestano perché hanno preso anche delle ammonizioni un po' sciocche, e questo andrebbe evitato anche in prospettiva, eventualmente scongiuri a parte per i tifosi della Mendolara di quello che potrebbe essere magari il proseguo di questa bella avventura. Franchino lotta su di lui Stamato, arriva il fischio dell'arbitro, stavolta c'è il calcio di punizione, ne può approfittare quindi la squadra di casa per riportarsi nel cuore dell'area di rigore avversaria e impensierire ancora una volta Marino. Tra l'altro abbiamo notato nel corso della partita come dai calci piazzati siano giunte numerose palle gol, occasioni interessanti per la Mendolara, una tra tutte l'episodio che ha causato il rigore poi sbagliato da D'Angelo, ma che poteva essere comunque un episodio chiave dell'incontro. Tramite un calcio piazzato sempre D'Angelo ha trovato la via del gol, battendo Marino con una splendida parabola a superare la barriera. Intanto da quella posizione possiamo immaginare un tentativo di traversone verso il centro dell'area di rigore. Arriva il fischio dell'arbitro, D'Angelo al punto di battuta, deviazione da parte della barriera, sarà tiro dalla bandierina. Altra occasione importante per la Mendolara, che vuole evitare a questo punto anche il rischio dei supplementari, considerando anche il fatto che sta disputando gran parte di questa gara con un uomo in meno. Ma sicuramente la Mendolara sta facendo di più, obiettivamente, diciamolo chiaramente. Sta facendo di più, non siamo di parte, ma sta dimostrando di avere anche più voglia. È chiaro che poi bisogna anche vedere un po' le cose. Attenzione! Amen!
ci ha provato con uno schema magari un po' troppo articolato la Mendolara, sul calcio d'angolo battuto da D'Angelo, il servizio sull'esterno dell'area verso Bellitti che ha servito, ahimè, in girata, non ha trovato lo specchio della porta il giovanissimo giocatore marocchino che stavolta ha cercato un dribbling su due uomini, ha sbagliato, può salire Oliva sulla fascia, Oliva su di lui, Scigliano, sbaglia tutto Oliva. Vuole uscire palla al piede della Mendolara, stavolta Aymen fa la cosa giusta. Nupieri viene aiutato dal ripiegamento difensivo da parte di Gerard che taglia il campo, su di lui una serie di giocatori, guadagna un altro calcio di punizione, stavolta il fallo è stato commesso dal numero 17 Nigro. Attenzione, non un fallo cattivo, perché assolutamente si è trovato la freccia marocchina di fronte, sì, davanti all'ultimo, adesso ammonizione sì, però obiettivamente non è stato giustificata poi la protesta veemente, chiaro che sono fratelli, allora va bene, però bisogna anche controllare un po' lo stato d'animo dei giocatori, obiettivamente niente di particolare. Cerca di calmare il proprio fratello più piccolo, il proprio fratello minore, Gerard Aziz. Un abbraccio verso il fratello Aymen, proprio a dirgli stai calmo, dobbiamo portare a casa il risultato, che è la cosa alla fin fine più importante. Anche se nonostante siano fratelli non è che se la passano tanto. No, assolutamente. Entrambi, si può dire, sono innamorati del pallone. A casa un pallone per uno, secondo me. Si continua dalla parte opposta. Lanzi in lotta, fermato ancora una volta da Nupieri. Voglio sottolineare come questo under classe 2000 stia disputando davvero una gara strepitosa. L'apertura da parte di Stamato, dalle parti di Sagula, anche lui giocatore classe 2000. Pallone non termina oltre la linea bianca, si continua a giocare nonostante i giocatori si siano quasi fermati, convinti che la palla avesse oltrepassato la linea di fondo. Prova Gerard a dribblare praticamente tutta la difesa avversaria, stavolta ha chiesto un po' troppo, non ci riesce. Apertura dalle parti di Nigro, ancora una volta Nupieri. Cintura al collo, non c'è fallo da parte di Lanzillotta. Si continua a giocare, Stamato apre sulla fascia per Sagula. Junti, limite dell'aria, la conclusione altissima di Campolongo, non trova lo specchio della porta l'attaccante del Real Sant'Agata, nulla di fatto, occasione sciupata. Però come avevamo detto è un momento anche particolare, perché obiettivamente, lasciamelo dire, si è rifatta sotto la squadra Real Sant'Agata e sta facendo davvero molto bene, si è rimessa in carreggiata nonostante l'emotività, nonostante sia fuori casa. Certamente ora comunque partita vera, partita vibrante con tante interruzioni. Staremo a vedere come finirà. Errore di Rosanski in fase di rimessa dal fondo, Lanzillotta recupera il pallone, di tacco serve Oliva, ancora Lanzillotta, chiedo scusa, Stamato, apertura sulla fascia, guarda al centro a cercare un attaccante, Campolongo di testa, Rosanski fa valere anche lui i propri centimetri, un portiere altissimo, alto più di 2 metri, ci sembra così ad occhio, lo dice un telecronista di 1,60 m, quindi le altezze sono cifre relative per me. Ma dobbiamo a questo punto aspettarci comunque, secondo me, un finale di partita emozionante, anche perché il Real Sant'Agata si sta tuffando ora col massimo delle proprie forze in avanti e potrebbe esserci anche un'altra mezz'ora di partita, quindi veramente stanno gettando il cuore oltre l'ostacolo, non è una frase fatta, ma è proprio perché hanno voglia di continuare a crederci. Potrebbe esserci un'altra mezz'ora di partita, intanto ci sono 6 minuti di recupero alla chiusura dei 90 regolamentari sostanzialmente dell'incontro di questa semifinale playoff tra Mendolara e Real Sant'Agata. 1-1 il punteggio, lo ricordiamo, in virtù delle reti al 43esimo del primo tempo di Liparotti, al quale ha risposto la splendida punizione di D'Angelo.
che ha riportato il risultato in parità. Ciò, ricordiamo, consentirebbe alle due formazioni di andare ai tempi supplementari, al termine dei quali, qualora il punteggio rimanesse invariato, la Mendolara si staccherebbe il pass per la finale playoff. Real Sant'Agata ora in avanti alla ricerca del gol che praticamente spegnerebbe l'incontro. Avanza il Real Sant'Agata, il fallo c'è e si è sentito. Fallo. Posizione interessante per la battuta di questo calcio di punizione. Vediamo Stamato, oltre al solito Cosentino, sul punto di battuta. Tre gli uomini scelti da Rosanski per difendere la propria porta. In area di rigore anche le torri della formazione ospite. Va Cosentino, la conclusione che esce di poco sopra la traversa, con Damian Rosanski che comunque vola a protezione della traiettoria del pallone, ma tant'è, una buona occasione per la squadra ospite in queste battute finali del secondo tempo. Restano comunque ancora da giocare 4 minuti e 15 secondi. Questo è stato molto pericoloso, perché ha nelle corde gol di questa da quella posizione il capitano del Real Sant'Agata. Non ci sarebbe stato neanche più tempo per recuperare, quindi veramente onore al Real Sant'Agata che ci sta provando fino alla fine. E veramente ora è stato proprio a centimetri dalla qualificazione, ma bravo anche la Mendolara che ci prova. Intanto va Franchino a cercare il servizio per Ayman Gerard. Aziz Gerard in aria, controlla la sfera, la parata di Marino, la cintura e il calcio di rigore per la Mendolara. Altro episodio che potrebbe cambiare la storia di questo incontro, la storia di questa promozione. Il fallo clamoroso, in clamorosa ingenuità commessa da Junti, che ha cinturato Aziz Gerard in area di rigore dopo la sua conclusione, e l'opposizione alla portiere di calcio a 5 da parte di Marino, che ci ha messo su il piedone, la respinta è finita ancora una volta tra i piedi dell'attaccante marocchino. Da lì il fallo ingenuo, possiamo dirlo, semplicemente perché Gerard Aziz in quella circostanza era voltato di spalle alla porta. Alla propria porta. Bravissimo Marino nell'occasione, ma Aziz ha dimostrato ancora una volta di essere uno spaccapartite assolutamente imprendibile nel breve. 48 minuti 18 secondi, arriva il fischio dell'arbitro. D'Angelo sul punto di battuta, stavolta spiazza il portiere. La Mendolara vuole scrivere la storia calcistica di questo paese, lo fa con una doppietta di Domenico D'Angelo, che prima su punizione, poi su calcio di rigore, porta la Mendolara a giocare praticamente la finale playoff del campionato di prima categoria. È una partita da sliding doors, lo possiamo dire a questo punto, con Gerard Aziz che ha praticamente procurato due calci di rigore. Il primo lo ha fallito D'Angelo, poi si è rifatto su calcio di punizione. Nel secondo calcio di rigore D'Angelo ha spiazzato Marino, che aveva battezzato lo stesso lato che è valsa la parata nel primo calcio di rigore. Nulla ha potuto in questa circostanza. Si prolunga il recupero di un minuto, quindi si prosegue. Ora il Sant'Agata, in pieno stile rugbistico, si getta tutto in avanti. Deve mantenere la calma la Mendolara. Lancio in avanti di Scigliano. Aziz controlla il pallone. Aziz contro di lui Cosentino, lo dribbla Aziz. Aziz Gerard sbaglia la conclusione, si rialza, incredibile questo giocatore. Cosentino riesce a recuperare il pallone, ancora i fratelli Aziz, stavolta ha cercato il contatto Aziz, non ci casca l'arbitro, risale il Real Sant'Agata. Scigliano deve mantenere la calma, lo dicevamo, la Mendolara. Franchino, il lancio in avanti, la fa sua Marino, mentre resta a terra col numero 99
Aymen Gerard. Mancano pochi giri d'orologio ormai al termine del match, con l'Amendolara che sta per mettere a segno una vera e propria impresa, sotto di un gol al 43esimo del primo tempo. È riuscita a recuperare questo incontro con la rete di D'Angelo su calcio di punizione, dopo che lo stesso aveva sbagliato un calcio di rigore. Lo stesso D'Angelo, sempre dal dischetto, per il fallo ingenuo commesso da Junti ai danni di Aziz Jarar, ha portato l'Amendolara in vantaggio, sta regalando praticamente un sogno a tutta Amendolara. Espulsione intanto per Junti, ci deve essere qualche protesta di troppo. Ancora attimi di nervosismo, continuano le proteste da parte di Junti, tutto inutile a questo punto della anche gara. Anche perché così magari toglie secondi preziosi per l'ultimo assalto ai propri compagni. Oltre ad energie morali alla propria squadra. Sì, capisco il malcontento, il nervosismo, però sono sempre negative queste proteste. Si finisce quindi 10 contro 10. Questo incontro, capitano Cosentino deve scodellare il pallone, l'arbitro lascia il pallone al capitano Cosentino, chiedo scusa, che lancia il pallone a cercare le torri, pallone che filtra in aria, Rosanski la lascia lì, è finita, l'Amendolara stacca il pass per la finale playoff del campionato di prima categoria, è stata scritta la prima pagina di storia di questa squadra. Ora l'appuntamento è con la finale, è contro il San Marco. È lì che bisogna giocarsi il tutto per tutto, ma onore intanto a questi ragazzi che hanno compiuto l'impresa in 10 contro 11 per gran parte della gara. Hanno saputo recuperare le forze morali innanzitutto, le energie fisiche, il risultato, il pareggio e il gol vittoria che regala un sogno al pubblico amendolarese, che ora va a raccogliere l'abbraccio della propria squadra, un abbraccio ideale, un abbraccio reale fra questi ragazzi e l'intera comunità amendolarese. C'è davvero tanto da scrivere ancora per questa squadra. L'augurio è che ora nella finale si possa giocare una grande partita. Onore al mister Munno, onore al presidente Angelo Soldato, onore alla dirigenza, onore all'Amendolara e al pubblico di Amendolara. Ma mi consenti, Matteo, un grande applauso al pubblico del Real Sant'Agata, di Sant'Agata, che hanno affrontato una grande trasferta, sono venuti qui, hanno tifato e sostenuto la propria squadra e con grande senso di sportività e di attaccamento alla maglia stanno applaudendo i propri giocatori sconfitti in questa partita. Matteo, lascio a te le conclusioni tecniche di questo incontro. Amendolara più forte, Real Sant'Agata molto organizzato, voglioso, determinato, una splendida cornice di pubblico, una bellissima partita, uno spot per il calcio dilettantistico. Il suo uomo principale, Jarar, ha fatto la differenza, D'Angelo ha fatto il resto, il Real Sant'Agata con il collettivo ha fatto il possibile ma non ci è riuscito. Complimenti davvero a tutti perché c'è stato spettacolo qui al Comunale di Amendolara. Grazie a te Giovanni per la cortese ospitalità che mi hai voluto riservare. Grazie a te invece Matteo per il contributo tecnico che hai dato a questa telecronaca che si chiude qui dal Comunale di Amendolara. Ricordiamo il punteggio: Amendolara 2, Real Sant'Agata 1. L'Amendolara stacca il pass per la finale del campionato, la finale playoff del campionato di prima categoria. Dal Comunale di Amendolara è tutto. Un saluto a voi sportivi dal vostro Giovanni Pirillo.